Ciao, benvenuto sul canale, io sono Pasquale e questo è il canale Io Risparmio, dove ti porto mano nella mano, braccio sotto braccio, oppure sulle spalle, vedi un po' tu, nel mio percorso di indipendenza finanziaria ed economica attraverso quelli che sono i miei esperimenti nel mercato degli investimenti o del risparmio o della crescita personale. Qualche giorno fa ho fatto una live e ho analizzato 6 ETF che ho aggiunto al mio portafoglio e per cui ho estratto un primo video che è uscito domenica scorsa, in cui ho parlato di due ETF che potevano essere utilizzati, diciamo, per un piano d'accumulo. Oggi invece ti voglio andare a parlare di i quattro ETF rimasti da quella live, che invece sono degli ETF molto più speculativi, che possono darti, diciamo, degli introiti e una crescita magari maggiore rispetto a quei due, ovviamente correlata a dei rischi maggiori. Prima di lasciarti alla parte della live in cui analizzo questi quattro ETF, ti voglio ricordare che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplicemente la condivisione delle mie esperienze. E se questi contenuti ti piacciono, puoi sempre sostenermi su questo canale o su Patreon in qualunque momento della tua giornata. Bene, bando alle ciance e ti lascio ai 4 ETF. Con la sigla SOXX, è una iShare che si occupa di gestire, come si vede qui, tutte quelle aziende americane che progettano, producono e distribuiscono dei semiconduttori. Ovviamente qui, se andiamo a guardare le performance totali dell'ETF, c'è anche la pandemia, soprattutto fino al 1° marzo, magari se andiamo a vederlo fino a dicembre, si può vedere che in un anno era un ETF che aveva dato quasi un 63% di ritorno, per cui un qualcosa di molto interessante. Sul lungo periodo non è un ETF che ha reso tantissimo, perché qua vedo un 19%. Molto probabilmente qui si include anche la famosa crisi dei mutui subprime. È un ETF che mi interessa molto perché i semiconduttori comunque sono quelle tipologie di prodotti che al giorno d'oggi vengono utilizzati un po' in tutti i prodotti di tipo elettronico, e per cui non credo che nel futuro si possa avere una carenza di questi prodotti. È un ETF che mi piace molto, non lo userò con un ETF d'accumulo, questo perché queste tipologie di ETF hanno comunque un'altissima volatilità, sono degli ETF molto volatili e non rientrano nel mio progetto di investimento, per cui quello che farò, come ho fatto oggi, è ogni volta che vedo un calo del mercato piuttosto importante rispetto al prezzo in cui l'ETF sta andando, comprare qualche cosina. Oggi ho comprato appunto una quota con i Toro, vabbè, non è neanche una quota perché la quota qui costa 272 dollari, io come ben sapete sono povero, ho comprato 50 dollari, però secondo me l'importante è questo, avere una strategia per ogni ETF. Per quanto riguarda i semiconduttori, è un ETF molto volatile, la volatilità non deve rientrare nella mia prospettiva di piano di accumulo, ma può rientrarci solo per quanto riguarda quando vado a scegliere le aziende con cui faccio trading, e per cui non utilizzerò questa tipologia di ETF ad accumulo. Andiamo a vedere il net asset, che come si può vedere è un qualcosa di enorme, ha delle equity piuttosto importanti, ci sono quasi 11 milioni e 400, 11 milioni e mezzo quasi di share outstanding sul mercato, e comunque c'è un volume piuttosto ampio, quasi 900 mila scambi giornalieri. Questo è aggiornato il 10 di giugno, per cui ieri. Andiamo a vedere il beta, che è 1,23 su 3 anni, per cui un beta di un certo livello. E una cosa che mi interessa andare a fare vedere per tutti quanti gli ETF sono i costi, i fee di mantenimento. Per quanto riguarda questo ETF, si parla di un 0,46, che non è uno dei più bassi, però si tratta comunque di un costo particolarmente accettabile, considerato il fatto che gli ETF, pur essendo a gestione passiva, hanno comunque una volatilità che è relativa alle holdings che vanno a entrare in quel particolare ETF, per cui la vedo comunque come una cosa da tenere in considerazione quando si guarda il management fee. E ho aggiunto questo ETF perché ci sono tantissime aziende che avrei voluto aggiungere nel mio portafoglio azionario, ma come dicevo, essendo un poveraccio, aggiungendo un ETF, le ho aggiunte quasi tutte. C'è Nvidia, Qualcomm, Broadcom, Texas Instruments, Intel, AMD, Analog Devices, Taiwan Semiconductor, Applied Materials, sono tutte aziende che avrei voluto inserire nel mio portafoglio.
però non posso inserirle. Queste sono le prime 10 e già fra le prime 10 sono quasi un 8% a testa, per cui si può dire che queste 10 holdings hanno un'esposizione che è quasi il 75% del totale. Poi va bene, ADI e TSM e AMAT sono un po' più piccole, sono nell'ordine del 3,5%, però sono aziende che, su cui uno potrebbe andare a scommettere per le crescite future, soprattutto appunto per quello che vanno a produrre. Se andiamo a vedere tutte le holdings, andiamo a vedere se qua dice quanti sono le holdings in totale, dovrebbe sempre dirlo. Sono 30 in totale, per cui si tratta comunque di 30 aziende di un certo di una certa importanza che stanno nel mercato dei semiconduttori, e si tratta di aziende che sono leader nel loro settore, per cui secondo me è un tipo di ETF che può essere molto utile per una crescita dei profitti del proprio portafoglio a breve termine. Non è un ETF che intendo tenere per decenni, però credo che fare un buon investimento di un anno o due possa portare al portafoglio una certa crescita di un certo livello. Tra l'altro, in tutti gli ETF che presento oggi non c'è un Vanguard. Io sono praticamente un tossicodipendente di Vanguard e non ce n'è neanche uno, proprio perché ho voluto anche diversificare i vari emittenti di ETF. Allora, questo ETF, dicevo, è un ETF che non piacerà a molti, perché è un ETF abbastanza, come si può dire, temerario. Si chiama TQQQ, per chi conosce il QQQ solamente, è un ETF della ProShares che va a seguire il Nasdaq 100. Questo ETF, l'attista per triple o three times, praticamente è un prodotto a leva, per cui è un prodotto che va a seguire con una leva a 3 il Nasdaq 100. E in una giornata come quella di oggi mi ha dato una bella botta secca, un tackle scivolato nelle ginocchia, si potrebbe dire. Perché io fino a 3 giorni fa con questo ETF stavo facendo un più 15%, e invece adesso sono un più 1,5%. Vabbè, però, di cosa si occupa questo ETF? Come ho detto poco fa, è in pratica un ETF che gestisce il Nasdaq 100 con una leva a 3, per cui non c'è molto bisogno di presentazione. L'indice di benchmark è il Nasdaq 100, abbiamo quasi un 12% di Microsoft, un 11,5% quasi di Apple, un quasi 10% di Amazon, poi abbiamo un 4% di Facebook. Le due Alphabet, per cui Google, in totale sono quasi un 8%, poi Intel, Pepsi, Cisco e Netflix. Per cui è un prodotto molto ma molto rischioso, e questa tipologia di ETF ha dei costi anche, diciamo, contenuti se si guarda un po' quello che va a fare, perché l'expense ratio è intorno al 0,95, per cui è il triplo, se ho guardato bene l'altro giorno, è il triplo di quello che può essere il Nasdaq 100. È una cosa molto ma molto rischiosa in realtà. L'ho inserita con una piccola quota, non so se si è visto prima, magari poi lo mostro di nuovo quando vado sulla schermata di Toro. È solo un 6%, se non sbaglio, di tutto il portafoglio totale, perché la volatilità di questo strumento è eccezionale. Se il Nasdaq va giù il 5%, io vado a perdere il 15% del valore di del portafoglio su quella parte, quota parte di investimento, per cui è un qualcosa che vorrei evitare che accada, perché insomma i soldi, pur se pochi, sono miei e mi piacciono. Cos'altro dire di questo ETF? Ovviamente ha delle oscillazioni più ampie rispetto all'ETF normale. È prevalentemente orientato verso le comunicazioni e l'information technology, con quasi un 75% della totalità di quello che fa parte di questo portafoglio. Poi logicamente ci sono anche altre, il Nasdaq 100 non è solo composto da informatica, però
è un prodotto molto interessante per chi ha voglia di andare a investire delle piccole somme che possono andare a dare dei risultati importanti nel breve termine. Quello che consiglio di fare se si va a investire in questo ETF è magari di utilizzarlo o per periodi molto brevi, per cui magari nel momento in cui si ha un calo come quello di oggi, magari comprarlo, aspettare un paio di giorni che salga il mercato e rivenderlo, oppure, come faccio io, comprarne una piccola parte, farla crescere nel tempo, perché comunque se segue il Nasdaq storicamente è sempre andato a crescere, soprattutto con i giganti che ci sono in questo momento nel Nasdaq, e per cui è un qualcosa che nel lungo periodo andrà a dare degli ottimi risultati, anche delle grandi soddisfazioni, però ovviamente non è per i puri di cuore, quelli che muoiono, insomma, non è per persone come me, ecco. Però è un ottimo strumento, secondo me, per chi voglia fare sia del trading di brevissimo termine, magari invece di andare a investire nell'indice o nel QQQ, che comunque segue il Nasdaq, per cui non può andare a dare delle grosse performance nel breve termine, però da un altro punto di vista è una cosa che può dare delle ottime informazioni. Adesso, per esempio, qui questo è aggiornato al 31 maggio e, come si può vedere, insomma, ha avuto delle performance piuttosto interessanti, includendo la pandemia, ha fatto un meno 4% solamente dall'inizio dell'anno, però se si va a guardare la sua performance nel lungo periodo, comunque si può dire che ha dato delle grandi soddisfazioni. Ovviamente in un periodo come questo, insomma, gli attacchi di cuore sono più che giustificati. L'altro ETF che sono andato a inserire nel mio portafoglio è della SPDR e si occupa di biotecnologie, la biotech. Eccolo qui, il suo ticker è XBE o XBI se si dice all'inglese, e praticamente ha solo uno 0,35% di expense ratio, che è comunque nella media, diciamo, non è né troppo basso, non è basso come i Vanguard, io amo i Vanguard, però non è neanche un qualcosa da tagliarsi le vene. Ha un under sotto management di quasi 4 miliardi e 6, e andiamo a vedere un po' di dati. Prima di tutto andiamo a vedere le performance. Nell'arco di un anno ha dato un 30, 15 in 3 anni e solo 5 in 5 anni. Ovviamente questo qui, essendo legato alle biotecnologie, si può capire che la volatilità di questo strumento è molto ma molto elevata, e infatti questo, assieme all'SOXX e al TQQQ, sono degli ETF che non andrò a utilizzare assolutamente per un piano di accumulo, perché non rientrano nella mia strategia di piano di accumulo, sono troppo volatili, sono troppo relativi e specifici a un settore del mercato, ma sono quegli ETF che possono andare a creare un profitto particolarmente accentuato in quelle situazioni in cui il mercato di riferimento vada a crescere in maniera molto grande ed esponenziale. Andiamo a vedere un attimino le holdings che ci sono in questo ETF. Moderna, beh, in questi giorni ne abbiamo sentito parlare tutti per quanto riguarda il vaccino di tipo pandemico. Regeneron l'ho avuto in portafoglio per quanto riguarda dei trade durante lo scorso mese, perché c'erano gli earnings in arrivo. E poi ci sono Vertex, se non sbaglio ne aveva parlato il mio amico Gianluca Ranieri Bandini, Gilead Sciences, anche loro stanno lavorando su un vaccino. Questo ETF lo terrò ovviamente in questo periodo, e infatti oggi, se non sbaglio, ho ricomprato un'altra quota, proprio perché chiunque di queste aziende vada a tornare fuori con un vaccino per la pandemia in corso, ovviamente anche l'ETF e tutto il mercato di riferimento andrà a fare un bel balzo verso l'alto, e questo è un ottimo modo per comprare tantissime aziende. Se non si sa su quale puntare, su quale sarà quella che andrà a tirare fuori questo bene amato e famosissimo vaccino, almeno in questo modo riesco a prendere un po' il meglio di tutto. Volevo andare a vedere se il sistema diceva quante holding sono presenti nel portafogli. Vediamo, in alto non l'ho visto,
perché 121 in totale, 121 holding in totale, e qui in basso andiamo a vedere che in realtà queste, le prime 10 non fanno 4, 7, 10, cioè le prime 10 non fanno neanche il 20%, per cui si tratta di un portafoglio molto diversificato, non ci si può aspettare molto probabilmente una spinta eccessiva verso l'alto solo guardando che una di queste aziende nelle prime 10 holdings vada a trovare il bacino, però è il settore di riferimento che in quel periodo dovrebbe andare verso l'alto, e chiunque vada a trovare di queste aziende il benevato bacino dovrebbe anche tirarsi su il settore in toto, anche quelle che non sono magari in questo portafoglio, mi viene in mente per esempio AbbVie o Abbott, che comunque fanno elettromedicali, e anche in questo caso nessun piano di accumulo, tenuto per un brevissimo periodo, non più di uno o due anni, comprare altre quote solo quando il mercato va a dei crolli come quello odierno, e secondo me è un ETF molto ma molto interessante. Ovviamente tutto quello di cui sto parlando stasera non sono consigli di investimento, li ho inseriti nel mio portafoglio e volevo condividere questi inserimenti con voi, anche perché sui Toro ho cominciato ad avere i primi followers, i primi copiatori, e per cui volevo anche introdurre a queste persone che magari stanno dando fiducia a me anche una spiegazione di quello che sono andato a fare, e ovviamente spiegare che dietro ogni cosa che faccio c'è una strategia specifica, non faccio le cose ad cazzo alla Dick of Dog, insomma, se ci siamo capiti, ma vado comunque a seguire una logica, anche se sono illogico, ma vado a seguire una logica di un certo tipo, per cui questo era il penultimo ETF. Andiamo a vedere adesso l'ultimo ETF, vi lascio il mio faccione per un poco, e questo qui è un po', se si può dire, una ridondanza di quello che ho fatto, che ho gestito fino adesso, nel senso che XLK, questo qui. È una ridondanza perché ovviamente si va a occupare di tecnologia. Il ticker di questo ETF è XLK, mamma mia, queste lettere ti mettono il mal di testa. XLK appunto è un technology sector, anche questo della SPDR, un ETF che ha quasi 31 miliardi sotto management, per cui è abbastanza grande. Lo scopo di questo ETF è di andare a cercare di provvedere a un investimento che vada a seguire appunto il settore tecnologico. Ha un expense ratio bassissimo, 0.13, per cui quando vedo queste cose sono innamorato quasi di chi emette gli ETF. Scusate, bevo. Andiamo a vedere le performance. È un ETF che nell'arco di 10 anni ha dato un 18. In quest'ultimo anno, come un po' tutto il mercato della tecnologia, secondo me molto sopravvalutato, ha dato un 38%. Io sinceramente tutti questi ETF nell'ambito tecnologico quest'ultimo anno quasi quasi non lo tenere neanche in considerazione per andare a fare le medie, perché il 2019 è stato eccessivamente alto, secondo me c'è stata una estrema e eccessiva sopravvalutazione. Nika, sì, il mio portafoglio azionario l'ho fatto vedere prima, lo faccio vedere quando finisco con gli ETF, non ti preoccupare, faccio vedere un po' tutto. Per cui stavo dicendo, eviterei di andare a considerare il 2019 come una media reale, perché si va a vedere il precedente, più o meno è stato costante, e il 2019 invece ha dato questa botta verso l'alto. Però è un modo diverso per seguire il settore tecnologico, perché ovviamente tecnologia e Nasdaq sono due cose. La tecnologia viene contenuta nel Nasdaq, ma il Nasdaq non contiene solo tecnologia. Andiamo a vedere appunto in questo motivo le holdings. La onnipresente Microsoft e Apple occupano quasi il 42%, no, il 42% vero e proprio di questo ETF, però rispetto ad altre cose che abbiamo visto prima, troviamo Visa, Mastercard, Cisco Systems, Adobe, PayPal e Salesforce, per cui si tratta di un portafoglio
che è diversificato rispetto al TQQQ che abbiamo visto prima, o del SOX, dei semiconduttori, che abbiamo visto all'inizio, proprio perché va a occupare un'altra area della tecnologia, però orientandosi in maniera diversa. Tra l'altro anche qui, siccome sono scemo, non sono andato a vedere quante holdings ha, però andiamo a vedere subito. Allora, vediamo un attimo, holdings, forse. Eccole, 71 in totale, 71 holdings in totale, però se andiamo a considerare che le prime due vanno a occupare il 42%, è un qualcosa da tenere molto in considerazione, perché ovviamente se in giornate come oggi, dove Microsoft e Apple sono andati molto giù, questo ETF va a fare una bella botta verso il basso. E allora, andiamo a vedere altre cose. Software quasi il 33%, technology 22%, storage e peripherals sarebbero appunto periferiche, cloud, come in questo caso storage e peripheral, forse sono nelle holding che abbiamo visto, a meno che Cisco non faccia anche fa servers, per cui penso che sia loro. IT service, semiconduttori anche qui, però con una quota che è del 18%, mentre il SOX è prevalentemente semiconduttori. Poi abbiamo un 3,5% di comunicazioni e poi un 2% sicuramente di electronic equipments. Ci saranno sicuramente i nostri amici di produttori di Nvidia e Intel, infatti sono là. E per cui è un ETF, anche questo, che nel mio portafoglio non andrà ad avere spazio per un piano di accumulo, ma per un medio termine dai 2-3 anni, con quote acquistate solo nel momento in cui, in giornate come oggi, si vada ad avere un crollo del mercato. Questi ETF mi devono semplicemente dare del guadagno nel breve periodo, non mi interessa assolutamente tenerli nel lungo periodo, perché sono troppo volatili, anche se sono quelli che effettivamente vanno a fornire i grossi guadagni nel momento in cui ci sia un'esplosione di una di queste aziende che sono presenti in questi portafogli. Bene, spero che questa analisi sia stata di tuo gradimento e che questo surrogato della live precedente possa averti aiutato a non annoiarti a seguire un'ora intera di video, ma che invece abbia trovato quello che stavi cercando in una piccola sintesi, che poi piccola non è, perché comunque è sopra i 20 minuti. Comunque, ti ribadisco che se il video ti è piaciuto non puoi fare altro che iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche, lasciare un pollice in su per l'algoritmo YouTube, che ogni tanto dimentica di lavorare, sostenermi su Patreon se vuoi ancora aiutarmi maggiormente nel raggiungimento dei miei obiettivi, e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!